subito al telefono Ibrahim, chiamandomi dal Cairo. Mio fratello è stato di poche parole, limitandosi a spiegarmi cosa è successo e a indicarmi il giorno del funerale. Non ha aggiunto nulla. Del resto non c'era molto da dire. Nostra madre aveva poco più di 50 anni. Non stava bene, non più. Barcollava, camminava a fatica. Spesso perdeva l'equilibrio e è caduta giù dalle scale ed è morta. Povera donna. Un immigrato vive l'ostilità di una società diffidente nei confronti di chi proviene da altre realtà. Il porco bastardo ha capito che è successo qualcosa di grave e si è subito inquietato. Che ci sono rogne? Blatera. Rogne per me, aggiunge guardandomi male. È la vigilia di Natale, non puoi mettermi nei guai. E bestemmia Dio, il suo Dio, quello che lui crede essere il suo Dio. Diverso dal mio. Schiacciato tra la tradizione della propria cultura e quella occidentale, accattivante quanto egemone, l'uomo vede compromessa ogni possibile prospettiva di vita. Inevitabilmente, ciò che ha costruito rischia di andare in pezzi, evidenziandogli ancora una volta la sua condizione di servo della greca. Alessandro Trigona, scrittore e regista, nato a Roma dove vive e lavora. Diversi i riconoscimenti conseguiti. Premio Flaiano, premio Enrico Maria Salerno, premio Giuseppe Fava, premio Fondi La Pastora, premio Istrio. La sua scrittura si caratterizza per l'impegno sociale e civile. È stato segretario generale del Sindacato Nazionale Scrittori, afferente alla CGIL, e presidente di Commissione SIAE. È membro dell'esecutivo dell'ANAC, Associazione Nazionale Autori Cinematografici, e del direttivo del CENDIC, Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea, di cui è tra i soci fondatori. Servo della Gleba è il suo nuovo romanzo.